ci risiamo. Questo è un big match. Perché lo è? Non doveva esserlo, perché sarebbe stato bello arrivare a questa partita con un po' più di entusiasmo. Avrei voluto anche che la sosta fosse durata un pochino di più. Non è stato così e stasera è dura, ragazzi. La Fiorentina, a parte la sconfitta dell'anno scorso, primo, è una squadra stronza, due, terzo, c'è più nessuno nel Milan. Ci hanno convocato Camarda, che secondo me diventerà un bel giocatore, però spariti tutti, tutti rotti. Giroud squalificato, Leao rotto, Pulisic l'hanno spostato a sinistra, Loftus-Cheek mezzo e mezzo, Okafor rotto. Ragazzi, cioè, se a voi va bene così, io non so cosa dirvi, però cioè, è veramente grave la cosa. Devo vedere un attimo quel Beltran là davanti, però sapete, abbiamo preso gol da piccoli, perché alla fine quel gol l'abbiamo preso, lasciate stare il resto, gol da piccoli l'abbiamo preso. Mi aspetterei veramente di tutto. 90 lunghi, angoscianti e terribili minuti ci aspettano. Ragazzi, non si vince dal 7 ottobre, è più di un mese e mezzo. Lasciate stare la Champions League, che comunque vi ho ripetuto che quella vittoria è stata veramente una tantum. Il campionato non vinciamo dal 7 ottobre, è grave la cosa, ragazzi. Cioè, io posso capire le difficoltà e tutto, ma Juventus, Udinese, Napoli, Lecce, hai fatto due punti. Mi volete dire che con l'Udinese non potevi vincere? Dovevi vincere. Vediamo stasera, ragazzi, ma sarà molto dura. Milan-Fiorentina, 13ª giornata di Serie A. Dopo di questa ne mancheranno 25 alla fine del campionato. Batte Bonaventura. Già 5 reti e 2 assist. Via. Questa stagione. Primo calcio d'angolo dopo 1:03. No, visto che nelle ultime due partite ci abbiamo preso due gol, tutto veramente potrebbe succedere. E dai, cominciamo con i falli, dai, su, forza! Ci pare chiaro, è venuta qui per fare la partita. Sì, beh, ma penso che non sia neanche così difficile a dire la verità. Ecco. Non riesce però a trovare il dialogo con Luka Jovic. Allora Tomori, Hernandez. Strano. Che squadra del cazzo, ragazzi. Che frustrante che è sta cosa. Calabria palla dentro. Eccola la potenziale occasione sprecata. Eccola lì, eccola ancora. Il non essere da nessuna parte, non c'è nessuno nel mezzo. I cross del cazzo, si ricomincia, ragazzi. La sosta è finita. È finita, ragazzi. Bentornati. Mancando un po' di qualità al momento delle due squadre, rimessa laterale. Soprattutto a quella di casa, vero? Pulisic, c'è un fallo. Giallo di Arthur. Cazzo, se non è giallo questo, ragazzi, dai. Forza, su. Prendiamoci per il culo, ok? Che stiamo giocando da schifo, stranamente, però. Protattico è fallo e giallo, punto. Nel Milan invece Musa stasera trova minutaggio, probabilmente sarà un grande minutaggio, visto che invece martedì in Champions contro Borussia Dortmund dovrà scontare il turno di squalifica. Quindi giocherà cronici. Sì. E dai, un'altra rimessa regalata alla Fiorentina. E questa partita mi sembra di averla già vista, sapete? Primo quarto d'ora. Eh sì. 16 minuti e mezzo, un po' sporchi a livello tecnico. Un po' sporchi, proprio schifosi. Proprio cagare il cazzo. Poi non parlo della Fiorentina perché la Fiorentina ha i loro tifosi che parlano della Fiorentina, ma per quanto riguarda la mia squadra, uno schifo totale. Mamma mia. Cioè, ma Suso e Castiglieco in confronto a Ciucuezze, ragazzi? No, davvero, ragazzi, in confronto Suso e Castiglieco erano dei cazzo di fenomeni. Meno ogni tanto gol lo facevano, questo manco quello. Hernandez, madonna, raga. Pioli, hai traviato pure lui. Hai traviato pure Hernandez. Madonna. Jovic. Madonna, Pulisic. Terracciano. E niente, e nonostante tutto, ragazzi, continuiamo a calciare addosso al portiere. È incredibile. Continuiamo a calciare addosso al portiere. Io non lo so. 7,5 metri di porta. Tiro al volo. Niente. Centrale. Io non c'ho parole, raga. Ce lo fanno apposta. Lo fanno apposta. Sempre più schifato da sta squadra. Un mortorio. Niente, non vanno neanche incontro al
pallone. Cioè, la cosa più stupida non la fanno. Raga, ma sono le comiche queste, davvero. Ma che cos'è? Ma cosa mi state costringendo a vedere? Dai. Me lo chiedo spesso, ma non trovo risposte, raga. Aspetta il taglio di Calabria. Palla verso Calabria. Forte dentro da Terracciano e non da Jovic, che era tutto solo sulla linea di porta. Una volta che devi crossare, una crossata. Sta arrivando Jovic, porta vuota. Il gol dovevi fare il gol della merda. Letteralmente dovevi fare il gol della merda. Ha tirato. È il giocatore che riesce a perdere palla ancora prima di toccarla. Arthur, buono tra le linee. Martinez quarta, Tomori aggressivo. Martinez quarta, Duncan Gonzalez. Che culo! Sotto l'incrocio, che culo! Basta, raga, basta, ste dormite, basta, basta, basta! Stessa azione dall'altra parte, vogliamo? Ciocquezze! Vi prego, raga, basta! Che negato che è, questo, è negato, negato! Ciocquezze, vediamo un po'. Milenkovic continua a sbagliare, continua a fare cagate su cagate. Cazzo, madonna, che sbocco di Ordoba, che non è neanche un giocatore, è uno sbocco di merda. Pulisic, Pobega, madonna, vabbè, questa era buona, grande Patri Terracciano, poi la Ternale, solamente che colpisce gli stinchi degli altri, però questa era una bella parata. Calabria dentro per Pulisic, ancora lì, Ciocuezze, e ovviamente, che succede? Sbatte addosso ai difensori, perché è un giocatore del cazzo. Ancora Ciocuezze, dentro verso Pulisic, che se la porta fuori. Madonna, che cialtroni, che cazzo di cialtroni. Cialtroni, perché non ho altre terminologie. Per me Camardo lo può anche mettere, visto quella mummia di merda di Jovic. Musa, Jovic, bella per Hernandez, lo sbaglia. Oh, che se rigore. Se rigore è rosso. Raga, questo è rosso. Questo è rigore rosso, là. Dai, raga, ultimo uomo. Questo è rigore rosso. Ok, tutto, ma ladranno. Questo è rigore rosso. Cazzo di intervento genuino, ultimo uomo. Ci avete espulso, ciao, contro la Juve per una cosa così. E che cazzo però. Non c'è Giroud, batte Hernandez. Vediamo un po'. Tanto ormai qua nulla c'ha più senso. Hernandez contro Terracciano. Gol, spiazzato. Gol di Hernandez, 1-0 mio. E qua quelli che viaggiano con la media di un rigore a partita muti, perché qua il rigore è netto. Abbiamo avuto il culo di avere un rigore finalmente, dato che per gli intenditori mancava da metà settembre mancava un rigore per il Milan, però secondo alcuni geni li tiriamo tutte le partite, va bene. E adesso vediamo, perché ci ha recuperato il Napoli, ci ha recuperato il Lecce. A me non mi stupirebbe affatto ci recuperasse la Fiorentina, perché a conoscere sta squadra del cazzo esultare non è mai una cosa giusta. Io non chiedo niente, ma il rosso, ragazzi, qua c'era una cosa sacrosanta, sacrosanta. Invece questo primo tempo orribile, c'è stato l'episodio che stranamente il Milan è riuscito a concretizzare, perché va sottolineato, stranamente è riuscito a concretizzare. Andiamo avanti, vediamo cosa succederà, e non lo so, ci vediamo al secondo tempo. In più, chi è sto qui che entra? Boh. Si inizia. Bene, apre. Musa, Hernandez nel mezzo. Ciocuezze. In due tempi, occasione. Bel tiro. Bel tiro. Ok, bel tiro. Sprechiamo sempre un botto, però con un colpo di testa così meglio non potevi fare. Peccato Terracciano abbia parato. Con Nico Gonzalez che tocca per Beltran. Beltran. Stop Maignan sul pallone.
uscita decisiva di Vi avevo appena fatto un cazzo di complimento. E cosa c'era? Dormita difensiva. Beltrán si è allungato la palla. Questo, ragazzi, era gol pacifico. A differenza di Hernández, che sicuramente se Parisi non avesse fatto fallo, questo avrebbe sbattuto addosso a Terracciano. Ma garantito, raga, garantito, perché Hernández gol non l'avrebbe mai fatto. Qua Beltrán, se fa lo stop giusto, te la mette nel culo. Ma io non capisco perché ste disattenzioni del cazzo. Ho fatto una cosa bene e 14 male. Sempre, sempre. Squadre spaccate al 52esimo. Ma è calcio questo? Ancora una volta una scelta sbagliata al momento del cross. Ma va? Te ne sei accorto adesso? Madonna. Beltrán, Nico Gonzalez. E due che ci grazia, due. Beltrán, fallo di Tomori. Fallo di Tomori, giallo. Giallo per Ficaio Tomori. Aspettate che non ho capito. L'altra l'ha tenuto, sì sì. Cialtroni. Oh, dentro Loftus Cheek. Alleluia, spaccatelo un'altra volta. Non una gran partita di Pulisic, quindi potrebbe togliere Pobega. No, non lo toglie, non lo toglierà mai Pobega. Non lo toglie mai il pupillo numero 2. Anzi, il pupillo numero 1 entrerà, raga, perché entrerà. Tranquilli. Beltrán, Parisi. Beltrán, largo Nico Gonzalez. Nico Gonzalez prova a liberare uno dei due piedi, va col destro. La palla è rimasta in campo ed è buona per Duncan. Questo era gol. Qua, ragazzi, se pigliamo gol è tutto meritato, eh. Ve lo dico. Mettetevi l'animo in pace, perché se qua si piglia gol non ci hanno rubato niente. Comunque, ragazzi, io metterei Camarda per Jovic. Cioè, perché sono arrivato veramente alla conclusione che potrei veramente giocare anche io al posto di Jovic. Non serve Camarda, basto io. 8-10 partite gli ci sono volute per fare un passaggio che ha portato a un rigore procurato. Vi rendete conto? Jovic qua. È entrato Nzola. L'ameba delle amebe. Vediamo di cosa siete capaci. Vediamo. Duncan. Pallone corto per Maxim Lopez. Entra Maxim Lopez. Magnan porta vuota. L'avventura sottil. Voglio un tocco di mano. Madonna, raga. Mo lo fischiano. Ciucuezze. Vediamo la cagata. Eccola. Si la porta via palla. Fantastico. Quanto vuoi far cagare da 1 a 10? 860.000. Braccio dentro il corpo. No, questo non è rigore, raga. Questo non è rigore. Non rompete i coglioni. Questa è la coppia della partita con l'Udinese. Solo che abbiamo avuto il culo di avere rigore noi. E del resto, raga, è uguale. Dice rimessa laterale l'arbitro. Questo è culo. Vabbè. Non trova Ciucuezze. Pobega. Jovic prova a prendere posizione. Appoggia per Teo Hernandez. Che va dentro. Hernandez, Jovic. Jovic! Calcio addosso, Terracciano. La posizione era buona. Io veramente, raga, non c'ho parole. Non c'ho parole, raga. Quanto mi fate rodere il culo. Io non c'ho. Io veramente, boh, io. Che cazzo. Che squadra di giocatori di merda. Compreso l'allenatore. Madonna, che rodimento di culo. Poi è che se questa partita per miracolo la vinciamo, comincerete a cacare il cazzo tutti. Questo è il problema. Comincerete a cacare il cazzo. Ammettevi, prosciutto sugli occhi. È la prima sconfitta, se non la prossima, quella dopo. Vi svegliate, perché quando pareggeremo col Frosinone vi sveglierete. L'allenatore del cazzo si fa morire per una rimessa laterale. Sta allenatore del cazzo che poi la rimessa laterale fosse regalata alla Fiorentina, siamo d'accordo che la palla fosse rimasta in campo, ma l'allenatore che dovrebbe dare l'esempio si fa ammonire. Va bene, io non ho più parole. Sottil, ciao, quasi autogol. Manca 10 minuti, pensate un po'. 10 minuti più recupero di rotture di cazzo. Siamo una squadra del cazzo. Finisce più sta partita, raga, finisce più. Entra Camarda ed entra Krunic. Ecco, hai rovinato l'esordio di Camarda mettendo quella testa di cazzo di Krunic. Incredibile. Un momento bello l'hai rovinato. Cioè, mette Krunic per Pobega. Ti è andata bene che poteva levare Reinders e mettere Krunic e veramente fare a giocare proprio scemo più scemo. Togli un pupillo, ne metto un altro. Tu entra per forza, perché Loftus Cheek non poteva entrare per Pobega. No! No! Che due coglioni. Esce Musa, eccolo. Sapevo. Tutte e due le teste di minchia in campo. Che bello. Bello, 7 di recupero. Non finisce più, raga. Voglio andare a letto, non finisce più. O mi fanno andare a dormire. Pallone ancora buono,
Maxime Lopez la piazza e va a centimetri dall'1-1. Ho visto il gol, raga. È uno scherzo, è uno scherzo, raga, è uno scherzo. Ah, da lì che roba. È entrato Renzi per Calabria. Almeno non ci ho messo Musa terzino sto giro, che sapete? Questo uomo del cazzo è capace di tutto. Cioè, che schifo di partita, raga. Come contro Udinese, uguale. Guardate quanti calci d'angolo hanno battuto. Secondo me a 10 ci sono tutti. Va Biraghi. Biraghi. Che gira, che passa. Fa... secondo palo Maignan. Maignan con la faccia. Cosa ha preso su Mandragora? Mike Maignan. Maignan con la faccia. Ancora una volta la spizzata sul primo palo. No, vabbè, non ci posso stare. Che si inserisce sul secondo. Guarda Maignan come si va a buttare. Stavamo per prendere un altro gol da calcio d'angolo. Che questo. Ma dai. Parata di Cristo fatto. Ma un altro gol da calcio d'angolo. Quasi il terzo in tre partite. Esoneratelo, per favore. Esoneratelo. Non ne possiamo più, raga. Non ne possiamo più. Cioè, ci porta veramente all'estremo. Ci porta. Che squadra del cazzo, raga. Invece qui una partita del cazzo. Partita come contro Udinese a parti invertite. Solo che il rigore è capitato dall'altra parte questa volta. Perché veramente io questa vittoria, perché adesso verrete a rompermi il cazzo, lo so che arriverete, state già arrivando a commentare. Queste non sono vittorie. Queste sono vittorie che devono preoccupare, non far gire. Preoccupare. E vedrete da Frosinone in poi quanto ci preoccuperemo. Salvate questa parte di video. Alla prossima.